Per RKO dall'altra parte del telefono c'è UFO per il Zen Circus. Come stai, UFO? Ottimamente, ottimamente, grazie. Buongiorno a te, a tutti gli ascoltatori. Ciao. Io prima di partire con le domande, volevo farti i complimenti a te e anche ai tuoi compari per il live show su Facebook e Instagram. Ho apprezzato molto i contenuti, la disinvoltura con cui avete affrontato la diretta, è stato molto bello. guarda, quello è stato un piano B, anzi un piano C, per cercare di incontrare un po' la gente date le circostanze. Volevamo fare tutto chiaramente come da programmatica, tutti gli incontri, firmacopie e tutto il resto. Abbiamo escogitato questo piano B, che è abbastanza delirante, ma è stato divertentissimo, sì. È stato molto divertente, infatti ho pensato potrebbe diventare un programma, tranquillamente un programma TV, guarda, potrebbe, poi ci pensiamo. Comunque, detto questo, ma soprattutto grazie al talento del maestro Pellegrini, che è veramente un entertainer, è un grande maestro, è vero, è vero. Un nuovo Marenco, potrei dire. Esatto, esatto. Parliamo del disco invece. Allora, l'ultima casa accogliente, è il vostro corpo, no? È l'ultima casa accogliente. Ecco, ecco, si parla di corpi, di cambiamento, di accettazione, ecco, sulla vostra pelle sicuramente. Ecco, cosa volete comunicare esattamente? Qual è il concetto di casa accogliente? E come, insomma, è come aver vissuto tanto, aver visitato tanti posti, no? E non penso solo a quelli materiali, ma anche quelli dentro di voi. Ma alla fine avete capito che l'ultima casa accogliente siete proprio voi, no? Come ci siete arrivati? Sì, sì, bravo, hai già formato la domanda che conteneva la risposta da bravissimo conduttore. è vero, sì, è una presa d'atto, un punto, non è un punto d'arrivo, ma un punto di partenza per sviluppare poi un altro tipo di narrazione, forse c'è anche una svolta anche come tipo di narrazione che facciamo. È un'idea che aveva sviluppato Andrea, che poi ci ha portato a una riflessione collettiva. Questo è un tipo di discorso che è stato come anche il concept, che usiamo molte virgolette, il concept, perché sottende il disco, sì. Era già creato prima dell'era Covid, diciamo, sì. Che nel febbraio avevamo già diversi brani già preprodotti e c'era già anche pronto il titolo. Poi fra l'altro, stranamente, guarda, con tutto quello che è capitato, fra l'altro, che ci ha portato ancora, penso, per tutti a pensare al nostro povero involucro, no? Quanto sia esso poi fragile e quanto sia proprio il primo e indifendibile e unico, diciamo, casa vera che abbiamo. Poi è stato interessante poi vedere poi gli sviluppi a posteriori sul significato dell'album, che poi uno poi chiaramente può declinare a suo piacimento. È stato una cosa molto bella che appunto che Andrea abbia presentato queste nuove tipologie di testi, che poi alcune cose sono in continuità con il nostro tipico, diciamo, tipo di narrazione zen, e altre se ne distaccano. E anche il disco, difatti, poi non è monolitico come altri dischi che, sì, abbiamo fatto. È un disco un po' meno monolitico, anche perché forse abbiamo fatto a briglia sciolta, cioè senza previsioni sull'aspetto di singolabilità o di railplay. Tanti ci sono anche dei brani che, come lunghezza, vanno anche fuori dal seminato. E abbiamo deciso di andare a briglia sciolta e anche di registrare la briglia sciolta, prendendoci tutto il tempo necessario, che poi il tempo necessario c'è stato anche obbligatoriamente, perché, certo, dovevamo andare a marzo a registrarla negli Stati Uniti, poi si è visto com'è andata e quindi ci sono avanzati 2 mesi di tempo nel quale ognuno di noi riapriva queste cartelle, riascoltava, riscriveva, rielaborava. Quindi è un disco ponderato, allo stesso tempo anche molto suonato in libertà, perché dove tra l'altro c'erano scadenze di tempo, se piove di quel, ce l'avamo detti, se piove di quel che torna, tanto lo facciamo uscire chissà quando. E poi lo facciamo uscire ugualmente a novembre, non ci interessa niente, né del Covid né di nulla, lo facciamo uscire perché basta, è fatta, è finita qui. Ma questo dicevi appunto perché il disco, tranne una traccia, credo, è stata scritta prima del lockdown, quindi probabilmente ci siete tornati più volte, no? Sulle tracce, avendo tempo a disposizione e non potendo fare altro, dico. Cioè. Esattamente, esattamente. Quindi ne esce fuori un lavoro più ponderato sotto certi aspetti, però allo stesso tempo, incredibilmente, anche molto suonato, come si dice, fresh, perché una volta che poi abbiamo. Ci hanno diridato un po', diciamo, la via con la mobilità regionale. E cosa abbiamo fatto? Abbiamo mandato Cucura a Bologna, perché più lontano non poteva andare. Sì, sì.
praticamente ognuno di noi avendo provato i brani, e poi abbiamo suonati praticamente in una maniera stranissima, cioè Cuccuru da Bologna suonava la batteria e noi da casa nostra andavamo sopra quello che lui faceva. E quindi il risultato poi alla fine è molto free, anche se sono chiaramente, anche se ovviamente avevamo provato, però è molto free perché Cuccuru suonava come si sentiva. Infatti volevo chiederti questa cosa, insomma parlando di cambiamenti, no? È un disco sicuramente ispirato, no? Come sempre umorale, perché insomma come tutti i vostri dischi ci sono probabilmente, come dicevi tu, anche più sfumature, più spunti, c'è un nuovo, cioè il suono è sempre quello degli Zenz, è riconoscibile, ma diciamo rispetto a quello che avete fatto in passato, di passo in passo raddrizzate sempre il tiro, ecco, probabilmente è meno grezzo rispetto agli inizi, è più ragionato, no? Qual è il vostro suono oggi, no? Sarà probabilmente anche l'età, anche l'età, però mi sembrate molto più, ecco, grandi, più maturi rispetto a tante altre cose. Allora, ti permetto che probabilmente quello che si sente come novità, che tanti non sanno come definire, è il fatto che ci sono molti meno, concedimi il termine, dirittoni, e c'è più groove. Sostanzialmente sì, quello sì, che sì, si sì. sente è che il disco sì. contiene groove, che è un argomento nuovo per gli Zenz. Abbiamo scoperto anche il piacere di mettere questo tipo di appoggio delle note, delle ritmiche che non facevamo. Quindi questo magari a un primo ascolto anche parecchie persone non riuscivano ad identificare cosa ci fosse, perché dicevano è più commerciale, no, è più pop, no, è più così. In realtà quello che si nuclea è che c'è un diverso beat, quindi questo chiaramente in alcuni brani non era stato identificato cosa fosse, è proprio fatto perché c'è un altro tipo di beat. E poi se si guarda testi, insomma, di pop e commerciale c'era veramente poco, perché c'è di tutto, ci sono malacci, disgrazie, ogni tipo di droga, interruzioni di gravidanza, quindi definirlo proprio commerciale è difficile, secondo me. Sì, il nuovo sound non è poi così nuovo, perché poi i nostri strumenti sono esattamente sempre i medesimi, c'è una maggior voglia di giocare con le ritmiche, quindi che ecco, questo esatto, sì. risulta differente per quello, e ne siamo veramente contenti. Poi il live è tutto ancora da capirlo, ma il live penso che sarà il live degli Zenz, quando ci sarà. Noi aspetta, ci stiamo già facendo tutti i peggio film mentali, cominciamo con quella, chiudiamo con quell'altra, poi dopo mettiamo questa, sì, però purtroppo sono tutti appunto filmini. Uffo, io volevo farti questa domanda personale, ecco, dato che insomma i vostri dischi sono ecco, li avete sempre fatti quando eravate ispirati, no? Quando quello che vi circondava o la vita vi invadeva, no? Con qualcosa. Cosa è cambiato in voi? Ecco, voi vi siete mai accettati? Certo, tocca anche per questa età. Tocca farlo, se no se uno rimane quello di quando aveva 20 anni è un problemone, cioè, è veramente un problema, sarebbe veramente un problema se io conversassi col mio me di ventenne, col quale converso, però se lo trattassi da pari, non è un mio pari, è un altro me che c'è, però un altro me, è ovvio, certo, si accetta. Attenzione però, ecco, prima ho usato il termine maturità, a me i dischi della maturità non lo vorrei mai fare, ecco, okay, tipo okay. Da maturo, un po' come la frutta, io non la compro mai matura la frutta al mercato, perché quando poi la porti a casa fa una brutta fine generalmente, quindi da maturo a marcio ci manca poco, no. Un disco magari appunto come detto più ponderato, ecco, siamo un termine ponderato, disco ponderato, anche sempre concetto nel solco comunque del nostro modo di fare, che è quello di fare la roba che piace a noi quando piace a noi, perché poi vorrei chiarire anche questo, mi dice no ma perché allora Universal glielo fa fare, no, ragazzi, chiariamo subito tutto questo discorso qui, non ci fa fare nulla nessuno a noi, quindi deve essere, voglio rassicurare tutti. Certo, credo che sia una soddisfazione da parte vostra il fatto che la band, ecco, prima scherzavi sulla questione di un disco commerciale, in verità credo che sia stata una naturale evoluzione, no, della band, ed è bellissimo che adesso gli Zenz possano girare molto di più, che la gente li riconosca, però voi non siete cambiati dentro, nel senso che siete sempre gli stessi, però avete, insomma, siete ecco, migliorati, no? E io credo che sia una bella soddisfazione, cioè il fatto di raggiungere più pubblico non credo che sia un qualcosa di negativo.
Sì, ma ci mancherebbe altro. Poi abbiamo iniziato per quello, se andavamo per strada perché volevamo farci vedere dalla gente, se no suonavamo in casa. Quindi suonavamo per strada per farci vedere, per farci apprezzare, questo è normale. È una bella favola quella dell'artista che nella sua solitudine ispirata, compone per se stesso. Certo che si fanno per noi dischi, ovviamente, ma anche per farli ascoltare. Poi ce la mettiamo tutta, dato che cioè uno fa un disco serissimo come questo, poi fa quelle dirette lì su Facebook, che fa? E quindi vanifichi poi tutto, riesci a vanificare in un secondo tutta quella figura che ti volevi fare l'ispirato, poi invece facciamo le dirette e risolvono purtroppo gli Zender del 2001, non c'è speranza. Ufo, va bene. Io insomma non vedo l'ora di riabbracciarvi, magari anche qua a Bari, perché sì, come abbiamo fatto l'ultima volta. Certo. Quando finirà tutta questa storia, insomma, ci rivedremo sicuramente. Niente, ti ringrazio e alla prossima. Sono io che ringrazio te e tutti gli amici. Ci sentiamo allora. Ok, ciao. Ti ringrazio. Ciao, Ufo, grazie. Ciao.